Benvenuti in Kiwi! Oh, e benvenuti ragazzi, benvenuti nella quinta reaction dello zappatore la zappatrice, cioè sarebbe il contadino cerca moglie. Quindi, come potete vedere, oggi indosso questa bella maglietta, oddio bella, bella è un parolone, questa maglietta, ti è col logo mio da dietro, non so se si vede. Tu dici, perché te la sei messa? Perché mannava? E anche così, magari, che se c'è sta qualche azienda che mi voglia sponsorizzare, diciamo, la stampa di queste magliette, dato che sono povero come la merda, e la benvenuta, mi iscriva in direct su Instagram, Quindi, ragazzi, mi raccomando, però, se voi vi iscrivete al canale, commentate, attivate la campanellina, mettete like, fate tutte le cose che non fate mai, ma che dovreste fare, magari in aiuto me lo potete dare pure voi, Così mi compro delle magliette decenti, Dai, ragazzi, iniziamo subito questa quinta reaction dello zappatore e la zappatrice, cioè sarebbe il contadino cerca moglie. Iniziamo col solito gallo che canta. Non so che stai in ansia, però cioè cerca di focalizzarti anche un pochino più su di noi, perché se no non ci capisci veramente niente, poi rischio di sbagliare la scelta o di... Bravo, questa è la paura mia, magari di sbagliare la scelta. Certo, boh, deve vedere un po' con una, un po' con l'altra, come va. Giorni ho anche pensato di, una piccola parte di andarmene, sono sincera. No, eccone un'altra che se ne vuole andare, no! Oh, e vai, un altro vitello che partorisce. Oggi tu un altro parto, Bravi, bravi, bello. Ora che ci si carica nel carrello? La legna, la legna. No, non è la legna. Come si fa per far sì che le piante abbiano il giusto apporto nutritivo? No, il concime. Brave. Oh, il concime è quello che ci piace. Magari se lo prendiamo in due è meglio. Per il nostro. Vai. E te devi in direzione che va di là. Una parola. Ah, vabbè, però è quella in busta, tranquillo. Pensavo che era proprio torte da vacca. No, vabbè, dai, deve essere buono, dai. Avrei tanto voluto fare questa cosa con Gabriella, però ho anche cercato di motivarla il più possibile per cercare di... È che proprio gliene frega un cazzo. Non gliene frega niente, vabbè, qua quella è tutta avvocata, quella è un'avvocata, sta bella tranquilla così nella campagna. Solo una nebbia, cioè avete solo una nebbia uguale, quindi il tempo è di cacchette. Solo una nebbia, cioè avete solo una nebbia. Qual è il nostro lavoro di oggi? Mangiare. Affettar salame. Mangiare, questo è il lavoro. Oh, e facciamoci questa bella magnata del salame e formaggio. Dopo ieri mi guarda più. Lo sai perché è arrabbiata? Perché a lei mi è portata a mungere le mucche. E a Sara l'hai portata a cena. Vabbè, c'è chi munge le mucche e chi va a cena. Melissa, non sono ancora riuscito a capire se veramente è gelosa. Lei dice che non è arrabbiata, ma è scocciata, diciamo. No, si è proprio rotta. Sei proprio rotta. Ma rapido. C'è in casa di pure in cielo. Non piove più in piazza di pure in cielo. Signora, già avete un dialetto troppo stretto, non si capisce. C'è per c'è per c'è c'è. Ma che sta Dio? Ma sei uno che ne so, tipo romantico. Ti piace, come dire. Sono coccoloso? Abbastanza. Spostati. Allora, dato che hai detto che ti piace farmi le coccole. Fammi le coccole. Oh, proprio così, messo così bello alla prova, mo. Coccolami, proprio così. A Ragusa, il mattino nella fattoria di Emanuele, inizia come era iniziata quella precedente, con Sara che si sveglia nel letto sbagliato. Un'altra volta, oh, di nuovo. Se sta Sara, se sta carca un po' la mano, Allora, secondo me lui si sente molto in colpa stamattina, però ieri sera no. Ieri sera era ben contento. Ci stava bene tra le mie braccia, ci stava bene a farsi coccolare.
E te credo, zii, e te credo, Ogni notte dormi con lui? Qual è il problema? Te pare normale? Non te la devi prendere con me, però. Parla. Questo è quello che dice, è successo. La prossima volta vieni tu nel letto, come dice lui. Allora, ragazze, gli animali mangiano sempre. E ora andiamo a tagliare l'erba e la portiamo agli animali. Ok? Non ti vedo tanto convinta. Eh beh, certo, quella su tua contenta, quell'altra invece no. Per niente. Ci siamo? Mi piace? No, sinceramente non ce la facevo, perché mi sembrava proprio di essere la terza incomoda. Yuhu! Questo è lo spirito giusto! Yuhu! Te la fai una passeggiata con me? Te la fai una passeggiata? Te la fai una passeggiata? Poi tu capisci che l'ho fatto veramente per capire... Ma che, scusa, ma tu devi piccare la lingua in bocca a un'altra per capire, ma... Eh beh, ognuno capisce nella sua maniera, c'è le sue tecniche per capire. C'è chi ci parla e chi ci infila la lingua in bocca. Baci me, dopo qualche ora baci lei. Non mi piace. Vedi come vengono fuori le cose, eh? Bacia lei, così bacia me. Ah, sì, perché lei non lo sapeva, non gli ha detto niente nessuno che si sono baciati. Vabbè. Né che può avere esclusiva, Vabbè, fanculo questa voce di merda. Quando cazzo si esce qua? Come cazzo si apre sto coso? No, Sara, dove va? Sara sta scappando. No, Sara, dai, non molla, Sara, non molla. Io non mollo, io non è che mo io faccio la valigia, me ne vado col c***o, perché a me piace. Ah, ecco, allora avevo capito male, vabbè. Dai, tieni duro. Vabbè, prima esperienza, quindi abbiamo fatto del nostro meglio. Poi per le bottiglie più piccole avete le etichette più piccoline. Esatto, esattamente, proprio così. Più piccola è la bottiglia, più piccola è l'etichetta. C'è lo scatolamento, che è il più veloce. Oggi si prende la giornata libera con me. Vi voglio guarite, prego, a voi. Attenzione, qua c'è sta a sfida, la sfida della serata. Dai, chi vincerà? Piano, che non ve stancate troppo però, non ve stancate troppo. La mia scelta è Elisabetta. Grazie. Prego. Yuhu, sempre questa allegria. Guarda che se andiamo a cena oggi, io e te litighiamo. No, vabbè, non c'è problema. Ma come vabbè? Te va a litigare? Oh, bello, ma bravo Martino, bello deciso, Vieni sì o no? Mamma, mi ha dato un po' di fastidio, come se un'altra volta mi sento messa da parte. Gamma fa, Nadia, gamma fa. Come dire? Ta tieni così. Cioè, tu hai messo in atto oggi tutta una serie di meccanismi per essere portata a cena stasera. Certo, guarda, veramente. No, sì, dai. Attenzione, qua si inizia di nuovo a litigare, Questa è una bella situazione. Che litigano sempre, mi piace, ci piace sta cosa. Le cose le vedo, le percepisco, non voglio fare la locca della situazione. Lei ha messo in atto tutta una serie di battute, robette oggi per essere portata a cena stasera. No, non si dice così alla persona, è peccato, non si dice così. Non ti puoi permettere di dire che io ho messo in atto una serie di battute per farmi portare a cena fuori, ma te sei impazzita? Ma se io lo penso... No, se lo pensi te lo tieni per te. Certo, ma la domanda principale è: ma perché quella sta in quella posizione? No, amore mio, tu prima offendi e poi dopo vieni a chiedere scusa, non ti allargare con me. Ho cercato di far venire fuori un po' quella che è la vera natura di Melissa, che non si espone quasi mai. Ha punzecchiata. Eppure pensavo che già qualcuno fosse scappato. Poi stavo ci mancavo poco. Te ne volevi andare? Ah, perché non mi considerava, che diverso. Fai bene, ti devi far rispettare. Certo. Fai bene. Questi stanno a pranzo dai genitori. Cioè, torna a casa, bisogno di un pasto caldo, io ci sono. Io, se ti posso dire la mia, mi sono sempre sentita un po' diversa dalle ragazze della mia età, nel senso, ma fin da piccola. Maria Rosaria sta a parte in quarta, Chissà cosa
cosa ne pensano i genitori? Che impressione avrà dato? Secondo me, per il carattere di Michele, non è un po' pesantina. Peccato. Oggi andremo, creeremo da una famiglia d'api un'altra famiglia d'api. Una cosa che io non ho mai fatto, non ho neanche mai visto. C'è sempre la prima volta, c'è sempre la prima. Però lei la vedo bella, più decisa rispetto alle altre. Anche di là, piano, non lo fare sbattere. Mamma mia, un futuro come apicoltrice. Visto? Brava, brava Natasha, brava. È stato veramente unico essere proprio lì a farla con lui, che mi spiegava, trasmetteva proprio la sua passione per le api. Lo sai, vero, che ti ho dato un pezzo di cuore oggi? Che carino, romanticone. Comunque io ti ringrazio per questo, perché tu mi hai dato un pezzo di cuore. Chissà che un giorno ti potrò dare anch'io un pezzo di cuore. Partita così, Natasha lancia sempre frecciatine, brava Natasha, brava. Mi dispiace. Ok. Io ho esagerato. Ho esagerato, ti chiedo scusa. Esagerato. Oh, dai. L'importante è ammettere i propri errori. Brava Elisabetta, brava. Allora, io ti ho fatto venire qua con me perché tu, rispetto alle altre, c'hai una cosa, una marcia in più. Però ci sono state anche tante cose che non mi sono piaciute. Cioè, che senso, scusa? Prima dici che c'è una marcia in più e poi dici che ci sono cose che non gli sono piaciute. Cioè, decidete. Ma la cosa che più mi ha messo sotto pressione è stato il fatto del lavoro che mi hai detto. Tu vuoi che io scelga te solo perché tu hai lasciato il lavoro? No, non è stato... È vero, sì, perché ha detto io ho lasciato il lavoro per venire qua. Non me lo rinfacciare, sai, mi rinfacciavo ogni volta. Hai visto, però io ho cucinato, hai visto, però io ho lavato i piatti. E tu ci vedi a Valentina lavare i piatti e tu la vedi a Martina... Oh, stai tranquillo. Oh, ma l'ha detto perché magari probabilmente tu non lo vedevi, cioè voi non l'ho visto, non ci vedo. Mi dispiace perché ho cercato di spiegargli un po' il mio punto di vista, però sembra che ogni cosa che dicevo non andasse bene, come se ormai lui fosse, forse si è già fatto la sua idea. Porella, questa la vedevo più diciamo, più per la quale per lui, però. Allora ragazze, scusatemi. Per come mi sono comportato con entrambe comunque. Attenzione, sta mettendo le sue scuse. Bravo, almeno ti fa onore. Vi ho ferito a entrambe, penso. Però dovrò parlare con Emanuele perché ho delle cose molto importanti da dirgli. È stato bello però che ci ha chiesto scusa a entrambe. Ha fatto l'uomo, bravo Emanuele. Oh, e stanno tutti a cantare in allegria. Bravi. Però alla fine, porella, sta Maria Rosaria che gli stava a scena lacrimuccia. Porella, forza Maria Rosaria, non ti arrendere. Tifo proprio per te, brava. Tifo per te, brava. E quindi, ragazzi, finisce oggi la quinta reaction dello zappatore, la zappatrice, cioè sarebbe il contadino cerca moglie. Quindi ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like al video, commentare, condividere, così aumentiamo gli iscritti e me posso comprare una maglietta decente. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima reaction dello zappatore e la zappatrice!